Saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, apertura del telegiornale di oggi, inevitabilmente dedicata alla prima seduta del Consiglio Comunale dell'Era Conoci. Il nuovo sindaco ha presentato la giunta con poche novità rispetto a quanto anticipato in questi giorni. Due assessori per Forza Italia, Giovanna Caria al bilancio, finanze, demanio e patrimonio e Antonello Peru alle opere pubbliche e manutenzioni. Due assessori anche per la civica, noi con Alghero, con Maria Grazia Salaris dei servizi sociali alla sanità ed Emiliano Pirasa all'urbanistica e all'edilizia privata. Quindi Andrea Montis dei riformatori sardi all'ambiente, Marco Di Gangi per Fratelli d'Italia alla cultura e al turismo e Giorgia Vaccaro in quota Lega allo sviluppo economico. Carroccio che dunque ha ottenuto un posto in giunta nonostante i tre consiglieri eletti, Leonardo Polo, Monica Pulina e Giovanni Monti, abbiano confermato il loro addio al partito. Lele Salvatore dell'UDC invece è stato eletto presidente del consiglio comunale con Monica Pulina e Raimondo Cacciotto che saranno i suoi vice. Proprio quest'ultimo ieri ha aperto da presidente dell'aula la seduta, essendo stato il consigliere più votato. Seduta iniziata con la convalida degli eletti, la surroga dei tre consiglieri promossi in giunta, Salaris, Piras e Di Gangi, al posto dei quali sono subentrati Alessandro Loi e Antonello Muroni per la lista Noi con Alghero e Cristian Mulas per Fratelli d'Italia. Pizzazzi invece fuori dalla giunta, come si era paventato in questi giorni. Sindaco Conoci, che ieri ha dunque presentato gli assessori ed esposto le linee programmatiche in un lungo discorso durato oltre 20 minuti, nel quale ha toccato vari temi, concentrandosi però soprattutto sui giovani. Sul discorso e le linee programmatiche del sindaco torneremo domani nel nostro TG. Nei prossimi giorni verrà peraltro convocata una nuova seduta del Consiglio per il dibattito. Ora però sentiamo anche le parole del neo presidente dell'Aula, Lele Salvatore. Presidente della votazione, presenti 25, votanti 25, 25. Invito il presidente Lele Salvatore alla sedia di parlamentare. Buonasera a tutti, signor Sindaco, signore consigliere e consiglieri, signore assessore e assessori, la cittadinanza tutta, il consigliere anziano Raimondo Cacciotto che ha presieduto questa assemblea e che ringrazio, le autorità religiose e civili, i giornalisti e operatori dei diversi mass media, le forze dell'ordine, la cittadinanza tutta. Non posso nascondere, e si sente, la grande emozione che provo e ringrazio innanzitutto i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica. Ringrazio tutti gli elettori e ricordo a me stesso che oggi il mio impegno politico assume una diversa connotazione. Quella di Presidente del Consiglio Comunale è un incarico di grande onore e responsabilità. Grato, accetto lo spirito di servizio, dedizione per la ricerca del bene collettivo e immutata onestà intellettuale. Questa ulteriore sfida, consapevole che la comunità chiede a gran voce segni tangibili di cambiamento. Mi impegnerò con tutte le mie forze e il giusto equilibrio per garantire, come un buon padre di famiglia, le prerogative e i diritti di tutti voi consiglieri, tanto di maggioranza che di opposizione. E ovviamente in occasione della prima seduta del Consiglio abbiamo realizzato diverse interviste, intanto proprio con il sindaco Mario Conoci e con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Sindaco Conoci, sono state settimane abbastanza impegnative sicuramente, però alla fine ecco qui la nuova giunta. Sì, la nostra maggioranza è una maggioranza che è partita molto ricca di personalità, di rappresentatività ed è normale che ci si fermi a parlare, che si debbano raggiungere degli accordi
che tengano conto anche del consenso che gli algheresi hanno dato a queste forze politiche. Quindi penso che sia la normale attività della politica. Non c'è nessuno che può comandare, che può decidere, esiste un dialogo che secondo me alla fine l'importante è che porti a un risultato positivo. Questo dialogo ha portato a un risultato positivo quando io sono stato candidato sindaco, sta portando a un risultato positivo adesso che abbiamo nominato la giunta e io spero di condurre sempre così la maggioranza che gli algheresi hanno votato per governare Alghero per 5 anni. E ora al lavoro per la città. Sì, ci sono già al lavoro dal primo giorno, dal primo minuto e non ho mai mollato un attimo, anzi mi assumo anche la responsabilità di aver un po' ritardato la formazione della giunta perché ero impegnato anche nell'amministrazione. Adesso naturalmente con gli assessori nominati e con una struttura che noi abbiamo trovato praticamente annullata e che stiamo ricostituendo, il lavoro potrà iniziare sicuramente con più vigore, con più velocità e anche con più efficacia. Nuova amministrazione al lavoro con l'aiuto magari anche della regione, siamo col presidente del consiglio regionale Michele Pais, sarà molto importante appunto la collaborazione comune-regione. Assolutamente sì, ovviamente la vicinanza e la collaborazione della regione all'amministrazione d'Alghero sarà totale e assoluta. Per me oggi è un motivo di grande felicità e orgoglio essere presenti qua, insomma, la prima seduta del sindaco Mario Conucci. Io penso che i risultati, gli obiettivi che questa amministrazione può cogliere siano veramente importanti. Ci credo, ne sono sicuro e su questo, come dicevo, la regione sarà assolutamente vicino. Ecco, la Lega è stata un po' in prima pagina ultimamente in questi giorni, come ha vissuto questi giorni appunto? Serenamente, la Lega è interessata ai fatti, non ci interessano le chiacchiere, non ci interessano le parole, ma ci interessa lavorare per il bene degli algheresi e della città. Questo è l'impegno che prende la Lega, è il mio impegno in regione ed è l'impegno certamente del sindaco. Io conosco dell'intera giunta e dell'intera amministrazione. Ieri in aula a seguire la prima seduta del Consiglio anche l'ex sindaco Marco Tedde e con lui abbiamo commentato la scelta dei due assessori azzurri, Giovanna Cari e Antonello Pero. Si insedia la giunta Conucci, per Forza Italia ci saranno Giovanna Cari e Antonello Pero. Sì, è un'esperienza emozionante, un ricollegarsi all'esperienza del centrodestra del 2002 fino al 2011 con un ottimo sindaco col quale ho lavorato fianco a fianco per tanti anni e con un'ottima giunta e tanti bravi consiglieri comunali che sicuramente daranno alla città la possibilità di raggiungere quegli obiettivi di crescita e di sostegno alle famiglie e alle imprese che aspettavamo da qualche anno. Ci lasciamo ora, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco. In apertura di seconda parte di telegiornale, prima di continuare a parlare di politica, una notizia di cronaca giunta pochi istanti fa in redazione. Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno della sua auto questa mattina nei parcheggi di Villa Segni. Si tratterebbe di morte per cause naturali. Sul posto ovviamente i carabinieri della stazione di Alghero che dovranno accertare le circostanze, tali circostanze, per più dettagli rimandiamo la notizia all'edizione di domani del nostro telegiornale. E come detto continuiamo ora con la politica, sentiamo proprio le parole dei nuovi assessori, 3 donne, Giovanna Caria, Maria Grazia Salalise e Giorgia Vaccaro e 4 uomini, Marco Di Gangi, Emiliano Piras, Andrea Montis e Antonello Pero, quest'ultimo che manca all'appello ma sentiremo nell'edizione di domani del nostro telegiornale. Andrea Montis, assessore dei formatori, una delega importante come quella dell'ambiente. Sì, una delega importantissima, ringrazio per questo il mio partito che sta proseguendo nella sua opera di rinnovamento. Sono onorato di ricoprire questo incarico, sono consapevole del fatto che sarà un incarico molto complicato, difficile soprattutto nel primo periodo e per questo lo vorrò fare insieme a tutte le forze che sono presenti in aula, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, quindi disponibile ad ascoltare tutti e a ricevere il supporto fattivo e collaborativo di tutti. Maria Grazia Salari, sono assessore della giunta Conucci, un settore delicato come quello dei servizi sociali, però che ha avuto modo comunque già di toccare con mano in passato.
Ma io credo che i settori dell'amministrazione siano tutti settori delicati. Ritengo che questa amministrazione in particolare dovrà proprio costruire tra gli assessorati una importante rete, cioè gli assessorati non dovranno lavorare a compartimenti stagni ma dovranno lavorare collegati, perché come bene ha detto il sindaco durante le sue dichiarazioni programmatiche, se si avrà modo di incidere positivamente e favorevolmente sullo sviluppo economico e su quelle che possono essere anche le opportunità della nostra città, sicuramente anche tutto quello che potrebbe riguardare i servizi sociali, laddove insomma parliamo di emergenza, può avere un ridimensionamento. Quindi io credo che, io ho già affrontato questa esperienza, ho fatto l'assessore dei servizi sociali nella giunta TED dal 2007 al 2011, credo che insomma ripartiamo da lì. Oggi bisogna guardare con attenzione agli anziani, bisogna guardare con attenzione alle emergenze, ma bisogna guardare anche con molta attenzione a tutte le possibilità di sviluppo che noi dobbiamo costruire in questa città. La responsabilità è grande, ma io credo che le competenze saranno tante e tali da consentirci sicuramente di affrontare al meglio il nostro lavoro. Marco Di Gangi per Fratelli d'Italia, un settore importantissimo per Alghero, quello del turismo. È il settore per il quale noi abbiamo lavorato in questi ultimi anni. So che è una sfida impegnativa perché obiettivamente dobbiamo affrontare una serie di problemi che sono rimasti irrisolti e lasciati lì un po' nel dimenticatoio. Dobbiamo riprendere in mano il turismo ad Alghero, governarlo efficacemente per fare in modo che diventi finalmente una fonte stabile e duratura, possibilmente nel corso dell'anno, di reddito, di ricchezza e di lavoro, e cercheremo di mettercela tutta. Sono veramente orgoglioso di questo incarico che proviene dal lavoro fatto in questi anni dal consigliere comunale e grazie anche al risultato fatto dalla nostra lista Noi con Alghero. Un riconoscimento che il nostro movimento sicuramente si aspettava e che sicuramente ha meritato. L'urbanistica è tutto nella nostra città, la pianificazione del territorio. Abbiamo il famoso piano urbanistico comunale che ormai ha raggiunto quasi 25 anni. Di attività, il piano del traffico, insomma tutti quegli strumenti che possono portare la nostra città a uno sviluppo per il suo futuro, per lasciare tutto pronto per i nostri figli. Quindi un compito molto gravoso, di grande responsabilità, che sicuramente porterò avanti insieme a tutta la maggioranza e anche all'opposizione con il massimo impegno. Giovanna Caria è una dei nuovi assessori di questa giunta Conoci, tanta emozione immaginiamo, ma anche una bella responsabilità. Assolutamente, sono consapevole dell'incarico, dell'impegno che richiede questo incarico e spero di poterlo svolgere con serenità, anzi sono convinta che ci sarà la collaborazione da parte di tutti, della macchina amministrativa, degli altri assessori e di tutti i componenti di questa nuova amministrazione, quindi sono fiduciosa comunque che si possa lavorare bene. Giorgia Vaccaro, assessora in quota Lega, che come sappiamo è stata al centro un po' delle vicende politiche di questi giorni, comunque è un assessorato importante per il partito. Sì, questo è il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto come gruppo Lega in questi 3 anni in città. Sì, c'è stato qualche piccolo problema, chiamiamolo così, dal momento delle elezioni fino ad oggi, ma ormai è tutto superato, dobbiamo lavorare per il bene della città e dobbiamo fare tanto, perché comunque la stagione ormai è già iniziata, ci attendono tante cose da fare, tanti problemi da risolvere e saremo in grado di dare risposta alla città. E questa mattina a Portaterra, prima riunione del sindaco Conoci e i 7 nuovi assessori, non una vera e propria riunione di giunta, ma un incontro per parlare delle prime questioni da affrontare e far ripartire la macchina amministrativa. Sindaco che in questi giorni peraltro dovrà assegnare anche altre deleghe che per ora ha tenuto per sé, la pubblica istruzione ad esempio, ma anche lo sport. Nei prossimi giorni inoltre la maggioranza dovrà definire gli assetti delle varie partecipate, consigli di amministrazione e presidenti di Parco di Porto Conte e Fondazione Alghero in primis, ma anche Secal e Alghero in house.
Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla politica e alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale per parlare dell'allarme incendi in Sardegna. È stato un weekend di fuoco soprattutto in Ogliastra, abbiamo visto un po' ovunque le drammatiche immagini. Queste invece che state per vedere, eccole qua, si riferiscono all'incendio divampato ieri pomeriggio a Fertili, a pochi metri da alcune palazzine sul lungomare Rovigno. Il fuoco con ogni probabilità è stato innescato da cause accidentali, alimentato dal forte vento. Ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea fino a lambire la stessa strada confinante con le abitazioni. Le operazioni di spegnimento, durate oltre un'ora, hanno richiesto l'intervento di un elicottero del Corpo Forestale. Sul posto, oltre la forestale, i vigili del fuoco, foresta, sbarraccelli e protezione civile. Il sindaco Mario Conoci si è recato a Fertili per seguire le operazioni di spegnimento del rogo. Un ringraziamento a tutti gli uomini in campo a Fertili per l'intervento che ha permesso di spegnere l'incendio con estrema tempestività, ha dichiarato il primo cittadino. Ed è decollato intorno alle 16 di ieri pomeriggio il Falcon 50 appartenente al 31esimo stormo dell'aeronautica militare, con a bordo un bambino di 4 anni in imminente pericolo di vita. Il volo salvavita, partito dall'aeroporto militare di Alghero, ha raggiunto dopo circa un'ora Genova. Una volta atterrato all'aeroporto del capoluogo ligure, il bimbo a bordo insieme a un'equipe medica accompagnato dai suoi familiari è stato subito trasferito su un'ambulanza che lo attendeva all'ospedale Gaslini di Genova. Il volo salvavita era decollato con urgenza da Ciampino subito dopo la richiesta della prefettura di Sassari alla sala operativa dell'aeronautica militare, come succede sempre in questi casi. Ci fermiamo, c'è l'ultima pausa per la pubblicità, tra poco. Ritorniamo in studio. Revocata l'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione in località Il Tro, l'ARPAS ha comunicato nella mattinata di ieri l'esito dei controlli effettuati il 12 luglio scorso nella stazione di monitoraggio denominata B242SS. Rientrano dunque i parametri dopo l'esito precedente che aveva determinato l'emanazione dell'ordinanza di divieto. Emessa la nuova ordinanza di revoca firmata dal sindaco Mario Conoci, proseguono intanto le attività dei video ispezione nel canalone San Giovanni per individuare eventuali immissioni di acque reflue nella condotta. Le ispezioni commissionate dall'amministrazione stanno fornendo esiti positivi ai fini dell'individuazione dei responsabili. Il 19 di luglio dalle ore 19.30 presso la cantina Poderi Parpinello in località Ianna De Mare, strada statale Sassari Alghero, si terrà l'evento Gioielli Divini. La serata inizierà con la presentazione del libro Le Luci dei Giganti di Marco Pireddu, che dialogherà con Eugenio Cossu. Di seguito sfileranno le ragazze della scuola BSL Studio Danza, che indosseranno i gioielli della collezione in filigrana e sughero di Tiziana Andolfi. Durante la manifestazione ci sarà la degustazione guidata di 4 calici di vino dei Poderi Parpinello. Ospiti della serata saranno Amedeo Chessa e Franca Masu, madrina dell'evento. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il 340 4923472. In chiusura di telegiornale parliamo di due appuntamenti musicali in programma ad Alghero. Cominciamo con la stagione concertistica organizzata dall'Associazione ADC Orchestra Filarmonica della Sardegna, che proseguirà oggi, martedì 16 luglio alle ore 21 presso il chiostro di San Francesco di Alghero. Previsto il concerto del duo Mattu Oliviero per viola e pianoforte. Il costo del biglietto d'ingresso è di 8 euro. Ritorna invece dopo una breve pausa la 19esima rassegna internazionale organistica. Sempre stasera alle 21, ma nella cattedrale di Santa Maria, Giovanni Petrone proporrà un concerto dedicato al repertorio organistico barocco, la Toccata e il Corale d'Oltralpe. Il successivo 18 luglio, sempre in cattedrale, alle 21, Christian Bachlai presenterà Le tentazioni del virtuosismo. La 19esima rassegna internazionale organistica inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019, che è organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Arte e Musica con la direzione artistica del maestro Antonio Mura. Tutti gli eventi della Kermesse godono del contributo e del patrocinio della Regione Sardegna, delle Fondazioni di Sardegna e Fondazione Alghero, affiancate dal Comune di Alghero e delle Diocesi di Sassari e Alghero Bosa. L'ingresso ad entrambi i concerti in questo caso è gratuito. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.